Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati al vostro Lazio Merghi. Stiamo parlando di un nuovo episodio della carriera allenatore con il nostro Gillingham su FIFA 15. Nel scorso episodio ci eravamo lasciati con la sconfitta contro il Reading per 2-1. Oggi andremo ad affrontare il Blackburn e una prima parte di calciomercato. Quindi giochiamoci subito la partita. Eccoci qua ragazzi, giocheremo sotto la pioggia in trasferta a Blackburn contro il Blackburn Rover. Palla per Matthews che la porta verso il centro. Matthews ne ha saltati due e ha messo il pallone in porta. Matthews, grande azione, palla al piede del nostro numero 17 che poi tu per tu col portiere non sbaglia. Sempre Grimmer su di lui, Rhodes la mette lunga sul secondo palo. Das non ci arriva, ma la palla è tranquilla tra le braccia di lui. Quindi avanza al limite, la serve in imbucata e la traversa. Che rischio qua sull'inserimento del giocatore del Blackburn. Doppio errore poi, la palla in mezzo ed è 1-1. Che cazzata qua che ho fatto. Qua ho fatto una cazzata. Kull chiude, poi Kull va subito dentro. De Girolamo calcia! Ed è 2-1. Diego De Girolamo, ancora in gol il nostro numero 9. Il portiere si è addormentato restando tre pali qua. Bella la palla di Kull. De Girolamo di destro sul primo palo. Batte il portiere, 7 in campionato. Palla per Henley che calcia e lì la toglie. Che parata del numero 1. Bello per il tiro questa volta di Henley. Ha saltato l'avversario, si è inserito Billing, servito. Billing col sinistro. Alto sopra la traversa. Brownhill. Palla dentro subito. Lì, saltato secco Becarano con una gran giocata. Ancora lì. Che punta l'aria, non lo tengono. Che azione va al piede di lì. Che bel calcio di sinistro largo. Ma che azione di lì, non l'hanno riuscito a contenere in nessuna maniera. Serve De Girolamo dentro. Lì, calcio di destro. Ma trova il portiere. Ma che occasione che ha avuto questa volta lì. Rozzo, ottimo, Rozzo che è entrato in area, calcio. Mamma mia, che occasione che hanno avuto questa volta. Brownhill è passato fino in fondo. Brownhill trova ancora il portiere che si oppone e finisce per quell'incontro su questa grande occasione per Brown. 2-1 per noi il risultato. Una grandissima partita giocata da parte di tutti quanti, davvero. Noi possiamo andare via da Blackburn con 3 punti, comunque è stata abbastanza equilibrata. Abbiamo sfruttato quelle occasioni che abbiamo avuto. Loro è vero, hanno preso tipo una traversa o cosa del genere. Ma noi siamo stati bravi ad andare avanti. 3 settimane fuori Burgess per una lesione al tendine del ginocchio. Piano piano ci stanno facendo fuori tutti quanti, praticamente. Prima Dak, dopo Burgess. Io metto Doncorro titolare vicino a Egan, pur non essendo ancora in grandissima forma, questo va detto. Ma comunque, lasciamo andare così. Avanziamo un altro po' perché inizieremo il mercato e abbiamo prima però la partita contro il Brighton & Hove. Allora, offerta per l'area nazionale, l'Irlanda del Nord, non me ne fotte un cazzo, rifiutiamo. Poi, se vogliamo affrontare una nazionale insieme, se vogliamo prenderci una nazionale, decideremo quale allenare. Io solo stavo leggendo, poi per questo ho cacagliato un po' mentre parlavo. C'è una conferenza stampa, in Corea del Sud, niente di particolare. Non ho capito perché quello poi d'altro mi va sempre in Corea del Sud eternamente. Ho fatto cercare qualche esterno. Mauricio Tevez è andato dal Wigan. Poi c'è Rolando Arons dal chi è qui? Dal Newcastle. Poi Tomislav Gomelt del Tranmere, in prestito però al Tranmere dagli Spurs. Helder Costa del Chelsea. Proviamo a chiedere qualche informazioncina per lui. Io vedo qualche giocatorino che da prendere comunque al posto di Dak e poi vediamo come comportarci. Allora ragazzi, ho controllato qualche giocatore, ho visto anche un paio di svincolati. Ho fatto un'offerta per noi, si chiama tipo la Rikinda Ralto, una cosa del genere comunque. Un esterno sinistro che non sembrava niente di particolare. Aveva abbastanza velocità però. E comunque almeno per tappare il buco lasciato da Dak potrebbe andare bene. 1500 di stipendio, io ho fatto anche l'offerta. Comunque adesso dobbiamo affrontare il Brighton e Tove Albion. Abbiamo tutti i migliori a disposizione a quanto pare, per cui possiamo andare in campo con questa formazione. Eccoci qua ragazzi, giochiamo in trasferta, molto on road, contro il Brighton. Billing va dentro, De Girolamo è scattato alle spalle del difensore. Lo tengono in gioco, De Girolamo calcia, trova Stockdale però. Egan alla battuta, vicino, c'è Grimmer.
Prova a servire subito in profondità Dickinson, che prova a scattare su Cixen, che non lo tiene. Dickinson di velocità e di forza, è arrivato sul fondo, Dickinson la mette, Grealish stacca, ma c'è calcio di rigore, fischiato fallo subito su Dickinson che era appena entrato. Arriva un richiamo, non arriva neanche un cazzo di cartellino. Quest'arbitro oggi, ve lo giuro, è stato scandaloso. Il fallo è nettissimo, tra l'altro, un scivolato, il pallone non avrebbe mai preso Cixen. Calcio di rigore per noi, Grealish. Occhio Grealish, un po' centrale, ma spiazza comunque il portiere. Ci portiamo in vantaggio per 1-0. Era niente meno di quanto abbiamo meritato fino adesso, perché stiamo giocando veramente veramente bene. Quinto gol in campionato per Jack Grealish. Don Corlo aggredisce, poi apertura subito, Grealish salta l'avversario, Grealish, doppietta per Jack Grealish, 2-0 all'85esimo, 1-2, fantastico della nostra squadra, bellissima la palla recuperata, alta da Don Corlo, perfetto il dribbling di Grealish, del quel coglione di De Girolamo che anche in fuorigioco non si è tolto davanti, meno male che non l'ha presa lui, ma Jack Grealish è riuscito a fare comunque tutto bene. 2-0. Buonacana, prova ad andare lui, la mette in area e lo stacco poi di non ho capito chi, finisce comunque largo di Colunga, era, è finito comunque largo. Poi la palla dentro, Colunga dal limite, palo pieno e la palla finisce anche sul fondo. Occasione qua per il Brighton, la primavera. Finisce qui l'incontro ragazzi, 2-0 in favore del Gillingham. Una grandissima azione da parte dei nostri, giocata veramente bene dal primo all'ultimo minuto. Non abbiamo tenuto per tanto tempo palla, ma non ci interessa, quello che conta è il risultato finale. Con il possesso palla non si vincono le partite. Diamo un'occhio alla classifica, siamo sempre lì, sempre quinti, a 4 punti dal Blackburn che è sesto e a 7 punti dal Wolverhampton che è settimo, dal primo posto che resterebbe fuori praticamente dalla zona playoff. Quindi però abbiamo 7 punti di vantaggio sulla zona playoff, ed è davvero un'ottima cosa. Per Elder Costa il Chelsea vuole 1.200.000, un esterno che ho visto, prende però 30.000 di ingaggio, che non avevo visto proprio mai. Ben Osborne del Nottingham Forest, 8.000 di stipendio, costa 600.000, costa troppo veramente. Non ce lo possiamo permettere purtroppo. Noi facciamo una cosa, andiamo a chiedere qualcosina di soldi alla nostra società, vediamo se ci danno comunque, diciamo, un 400.000 euro sempre per lottare la promozione e i quarti di finale in coppa. Voglio vedere oppure gli obiettivi della nostra stagione più o meno. Coppa nazionale, eliminazione di... ah ecco, nella prima coppa nazionale abbiamo tenuto l'obiettivo, che è quello là di arrivare almeno ai quarti. Adesso abbiamo un altro obiettivo in quest'altra coppa, con l'FK che comincerà. L'obiettivo di campionato resta sempre quello di lottare per la promozione. Siamo per ora quinti e va benissimo così. Andiamo un altro po' avanti. Sono arrivati un paio di messaggi. Vediamo poi riguardo a cosa. Wes Barnes, 2 milioni dal Bristol City. Poi gli scarsi risultati, che siamo sempre là, porca troia. 2 milioni vogliono questi per cedere Wes Barnes. Noi di soldi però veramente non ne abbiamo, zero proprio, quindi penso che l'unico che prenderemo sarà quel parametro zero, perché è anche l'unico che ci possiamo permettere. Poi magari in estate vedremo come potenziarci. Grealish vuole un aumento di ingaggio, e adesso come facciamo a dirgli di no? Ha veramente tutte le ragioni del mondo per chiederci questo aumento. Da 2.250 a 4.000, io glielo do perché non voglio assolutamente perdere Jack Grealish, sempre giocatore chiave. Ha comunque 2 anni e mezzo ancora di contratto con noi, volendo possiamo trattenerlo in tutte le maniere possibili. Comunque adesso dobbiamo affrontare il Charlton Athletic, che è nella ventesima posizione della classifica. Vediamo un pochino, giochiamo in casa, c'è qualche giocatore fuori forma che comunque possiamo tranquillamente sostituire, qualcuno anche un bel po' stanco. Questa qua l'andremo a simulare sicuramente. Facciamo così, togliamo anche Egan, inseriamo McKay. Facciamo McKay Don Corra, a sinistra mettiamo di nuovo Urmaci, lasciamo Grimmer a destra e per il resto li lasciamo comunque così. Quindi con questa formazione adesso andiamo a affrontare il Charlton Athletic, sperando comunque di non perdere quantomeno. Anche se il Charlton comunque non perde da 3 partite, dopo aver pareggiato con la City, vinto con Burnley e Birmingham, quindi è comunque un ottimo momento di forma. E infatti ci hanno subito segnato
Subito ci hanno punito 1-0 per il Charlton. Sono 25 minuti e Dat pareggia l'incontro. Bene, così Grealish si è fatto male. Occhio a questa, eh. Occhio a questa notizia, perché Grealish, seppur una medicazione, non è un infortunio grave, si è fatto male. Musso riporta in vantaggio il Charlton Athletic. La partita volge quasi verso la fine e noi purtroppo dobbiamo portarci a casa una sconfitta. Abbiamo perso in casa per 2-1 contro il Charlton. Dobbiamo giocare contro il Wycombe in FA Cup. Ralt ha rifiutato il contratto e Grealish una settimana fuori, per fortuna non è tanto. Noi facciamo sempre, anche se credo che una volta aumentato l'ingaggio a Grealish, questi soldi noi non li avremo sicuramente mai. Facciamo giocatore per il turnover, perché è quello che puoi venire a fare qua Massimo, giocatore per il turnover. Vediamo se riusciamo comunque a portarci a casa qualcosina, pure 200.000 euro sarebbero una buona cifra quantomeno per prendere quel parametro zero. Avanziamo un altro, abbiamo una partita di coppa contro il Wycombe Wanderers, se non sbaglio. Un'offerta per lì, c'è anche il nostro portiere, 1.400.000 dal Preston. E questa è una grande offerta, però questo portiere non posso permettermi di cederlo quantomeno adesso. Magari in estate potremo vedere. Anche il Levante 1.700.000, ma noi rifiutiamo sempre. Non mi posso permettere di cedere il portiere quantomeno ora, perché è una figura troppo importante per noi, anche perché adesso non saprei dove andarlo a prendere un altro portiere eventualmente. Un'altra offerta ancora per Diciancheno dal Watford di 2.100.000. Rifiuto e vedo ulteriori offerte, magari in estate, se vediamo che se vediamo comunque abbiamo bisogno di soldi e possa essere utile cedere quantomeno qualcuno. Lì c'è anche un, sicuramente potrebbe essere dei nostri. Grealish ha accettato l'offerta di rinnovo, bene così, e anche Ralt ha accettato. Però come detto dobbiamo aspettare e vedere se la società ci dà qualcosina di soldi, perché così arrivo massimo a 1.100.000. Quindi dobbiamo affrontare il Wycombe adesso in coppa. Voglio vedere un secondo a quanti giorni di distanza. Vabbè, abbiamo una settimana di riposo, quindi. Allora ragazzi, ho fatto qualche piccolo cambio. Andiamo a simulare la partita contro il Wycombe in FA Cup. Speriamo di non perdere anche questo. Comunque il Wycombe è tipo in C2, mi sembra, se non sbaglio. Quindi non dovremo, tra virgolette, avere problemi. Si spera che non abbiamo problemi. È già stato metto Billing dopo 3 minuti e questa ammonizione mi fa paura, perché non vorrei giocare. Ma vaffanculo! McClure ha portato in vantaggio il Wycombe dopo 24 minuti, porca vacca. Aceti pareggia al 44esimo sul rigore. Aceti di nuovo sul rigore, ci porta in vantaggio. Si è fatto male al giocatore Hayes. Ci abbiamo fatto anche un paio di sostituzioni, sono entrati Grimmer e Kull per Billing e Sarader. È finito l'incontro e portiamo a casa il passaggio del turno grazie a un ribaltamento di risultato firmato al BNCT. Brennan Dickinson ci ringrazia perché lo stiamo facendo giocare un bel po'. Noi avanziamo un altro poco, per fortuna che abbiamo passato il turno, perché altrimenti sarebbe stata veramente 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 una brutta notizia. C'è una conferenza stampa da fare, è arrivato il nostro messaggio e credo sia proprio quello della conferenza stampa. Dovremmo affrontare lo Sheffield nell'incontro di oggi. Vediamo un pochino. Un consiglio anche che ci chiede Grealish, che vuole giocare. Sì, vabbè, era soltanto perché era infortunato. Quindi rimetto un pochino i nostri titolarissimi in mezzo al campo. Ok ragazzi, allora si è ripreso anche Burgess, che ritorna al centro della difesa. Però questa partita non l'andremo a giocare in questo episodio, ma andremo nel prossimo, perché siamo arrivati a metà gennaio e voglio che comunque alla seconda parte di mercato quantomeno possiate partecipare anche voi, magari dicendomi qualche giocatore che possa costare poco e magari facendo una cessione, che poi vedremo se farlo o meno, possiamo andare a prendere un esterno comunque al posto di Bradley Duck, anche se comunque di cessioni veramente ce ne possiamo permettere poche, anche se forse una cosa comunque utile potrebbe essere. Ah, qua intanto c'è stato dato sto giocatore, 15 anni, hanno completato il rapporto, quindi sarà un 74/80 di potenziale, 48/50 di livello generale all'inizio, un mediano comunque, Andy Houghton, bene così, quindi un giocatore comunque potrebbe esserci utile. Questi li vorrei mandare comunque da qualche parte, tipo tu stesso vai in Inghilterra per 6 mesi, sì, boh, vabbè, fatti 3 mesi e mandiamolo.
però l'altro non lo mandiamo perché siamo senza un euro, tipo, infatti. Comunque, vi dicevo, questa partita la giochiamo nel prossimo episodio perché voglio rendere partecipi anche voi del calcio mercato. Io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!